Presidente, tutto pronto per un'altra grande stagione della CAFA Clistelle, sarà sempre in B2, il livello più alto per quanto riguarda il comune di Rimini. Certo, noi siamo come Stella, come dirigenti e tutti, siamo molto orgogliosi di avere questa squadra che è la più alta manifestazione del volley a Rimini. Questo ha portato anche a un grosso incremento di praticanti, di bambine. Oggi pomeriggio ho visto una palestra piena di bambine e ha incrementato notevolmente anche i numeri, ma soprattutto speriamo che in futuro queste bambine possano far parte della prima squadra, a quello a cui sicuramente aspirano. Un movimento quindi che si sta espandendo sempre di più, del resto insomma la Stella è da anni una delle società anche a livello numerico più importanti di Rimini per quanto riguarda la pallavolo, oltre ovviamente al calcio, al basket. No, certamente, cioè siamo appunto contentissimi dei numeri perché sta crescendo di anno in anno, sempre più ragazze si stanno portando verso questa disciplina, soprattutto penso anche per la serietà con cui è stato portato avanti il progetto dai dirigenti. Quale sarà l'obiettivo per questa stagione? L'obiettivo questa stagione adesso, io ancora non sono pienamente dentro la realtà volley, perché tanto tu sai benissimo da dove provengo, però sicuramente queste ragazze faranno un buon campionato. Obiettivo salvezza il prima possibile come negli altri anni? Io intanto quello, poi speriamo sicuramente qualcosa di più. Parliamo della costruzione di questa squadra e quale sarà l'obiettivo per questa stagione? Ma la costruzione è stata abbastanza difficoltosa, più che difficoltosa forse un po' lunga rispetto agli anni passati, però in questo momento siamo molto contenti delle ragazze che sono arrivate. Manca forse ancora un po' di amalgama perché ci sono degli elementi nuovi che prima non avevamo e forse questa prima parte delle partite pre-campionato non hanno dato giusto valore delle ragazze. Gli obiettivi, l'anno scorso abbiamo fatto un bel campionato, comunque rimane sempre quello di stare da una parte sinistra della classifica senza rischiare tanto, e quel che viene viene. Siamo contente del lavoro dei tecnici, siamo contente della qualità delle ragazze, come dico, devono lavorare ancora un pochino per tirar fuori le loro potenzialità. Confermata anche la guida tecnica con Andrea Biselli sempre in panchina e quindi si cerca di dare continuità a un progetto che sta trovando, ormai direi l'ha trovata a pieno titolo, la sua continuità in una categoria importante come la B2. Andrea è inamovibile, abbiamo fatto su di lui una scommessa tempo fa e questa scommessa sta ancora andando avanti. Penso che senza di lui sarebbe un problema poter gestire il tutto. Quest'anno è stato affiancato da altri validi collaboratori, uno è Marco Giunilanelli nella veste di allenatore in seconda e preparatore atletico, c'è il signor Costantino che ci dà una mano come dirigente, ma è un dirigente che sta in campo. E per ultimo ce l'ha detto stampa che di un nuovo ingresso che è Stefano Baldassi, anche lui è un addetto ai lavori, un tecnico di esperienza del passato che porta il suo contributo in questo momento alla nostra realtà. Parlavamo del precampionato che ha visto insomma luce e ombre, come giusto sia del resto in questo momento della stagione. La squadra è un po' cambiata però rispetto all'anno scorso. Sì, la squadra è un po' cambiata, anche in alcuni componenti che sono titolari, per cui abbiamo i centrali nuovi, il libero nuovo, abbiamo delle ragazze giovani che si stanno inserendo e questo penso che sia l'unico problema per cui il precampionato non è andato benissimo. Però quando giocavo io mi dicevano che le partite di precampionato erano un po', non davano il giusto valore. Speriamo che questo sia un buon auspicio, siccome abbiamo raccolto poco, di raccogliere il più possibile nel campionato. Com'è sulla carta il livello di questo campionato? Per le squadre che abbiamo incontrato della categoria, quindi Claimola e Forlì, il livello è medio-alto. Anche gli addetti ai lavori, quindi gli amici delle altre società con cui ci confrontiamo, probabilmente più impegnativo del girone sud che facevamo l'anno scorso. È una novità, speriamo che di poterla affrontare nel migliore dei modi, insomma di avere il giusto risultato. Ribadisco la soddisfazione di avere un gruppo di ragazze competitive.
Confermatissimo in panchina Andrea Biselli, e del resto ormai un'istituzione per quanto riguarda la Caffa Clistella. Ormai sono 5 anni abbondanti, quindi diciamo che bontà loro mi hanno integrato in maniera molto molto consolidata. La squadra quest'anno è cambiata però in diversi elementi. Sì, abbiamo cambiato i centrali, abbiamo cambiato il libero, e abbiamo anche aggiunto un posto 4 perché avevamo bisogno di completare la rosa. Secondo me abbiamo lavorato bene quest'estate, è stata una cosa un po' lunga, un po' laboriosa, però credo che abbiamo fatto degli acquisti, degli inserimenti importanti, credo che la squadra si sia assestata su un livello tecnico assolutamente di primo piano. È cambiato anche il girone, quindi ci saranno anche avversarie nuove? Sì, ne conosciamo qualcuna, quelle le squadre qui vicino a noi le conosciamo, perché comunque al di là che anche gli altri anni fossero in altri gironi, però spesso le abbiamo incontrate in amichevoli, quindi diciamo che le conosciamo un po' meglio. Quelle che invece arrivano dall'Alta Emilia, dalla Liguria soprattutto, sono squadre che non abbiamo mai incrociato, e quindi andiamo anche un po' anche noi alla scoperta di quello che può essere il livello complessivo del girone. Però ripeto, io credo che noi siamo attrezzati bene, penso che possiamo, al di là del cambio di girone, possiamo fare un campionato assolutamente soddisfacente. Dopo l'ottimo risultato della passata stagione, quest'anno insomma, l'obiettivo è un po' confermarsi, ma migliorare sarebbe una cosa ottimale, ma non sarà facile. Ma io ho detto dalla sera del primo allenamento, ho detto che l'anno dopo bisogna cercare di fare sempre un po' meglio dell'anno prima. E l'anno scorso abbiamo fatto un risultato importante, perché il quinto posto forse non era neanche nelle aspettative, ma a parte il quinto posto abbiamo fatto anche un campionato dove abbiamo vinto molte partite, abbiamo fatto molti punti, perché 52 punti sono tanti. Quest'anno noi proviamo a fare, se possibile, anche qualcosa di meglio, stando con i piedi per terra, perché comunque l'obiettivo è sempre quello intanto di non avere problemi di questo campionato. Poi, come abbiamo fatto l'anno scorso, se mano a mano ingraniamo e cominciamo a vedere che le avversarie sono tutte o quasi tutte alla nostra portata, proviamo magari a fare anche qualcosa di più. Primo avversario abbastanza ostico, perché parliamo di una delle favorite di questo campionato già sabato. Ne parlano tutti così, dicono che sia una delle squadre più attrezzate per questo girone. L'anno scorso, la prima di campionato, abbiamo giocato contro Macerata, che era la squadra più attrezzata, e poi l'ha vinto il campionato. Abbiamo visto come, ha perso una partita sola, proprio quella lì. Noi auguriamo a Luca di fare la stessa cosa che ha fatto Macerata. Capitano, una squadra che è un po' cambiata, l'obiettivo è quello di fare, se possibile, anche qualcosina meglio dell'ultima stagione, insomma quinto posto, è stato sicuramente un campionato da ricordare. Beh, sicuramente ogni anno ci diamo degli obiettivi sempre più alti, perché è giusto anche proprio come stimolo nuovo. La squadra è nuova, però diciamo che siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, vediamo, cercare di raggiungere la salvezza chiaramente prima possibile, per poter cercare di fare anche un campionato così più tranquillo e sereno possibile. Quali sono le sensazioni da capitano relativamente al gruppo? Il gruppo molto molto bene, nel senso che ci siamo trovate subito molto bene, ci siamo trovate, è abbastanza omogeneo e sentimenti molto positivi. Primo avversario Lucca, che è data come una delle favorite per la vittoria del campionato. Sì, adesso quest'anno abbiamo appunto questo girone nuovo, quindi tante squadre nuove, non sappiamo ancora niente, e ci è giunta questa voce di questa squadra molto forte, e vediamo subito la prima partita. L'anno scorso la prima partita di campionato ci ha portato bene, nonostante abbiamo giocato contro la squadra che poi ha vinto il campionato, quindi vediamo se riusciamo a farlo anche quest'anno. Un appello da capitano ai tifosi gialloblu, che so vi seguono sempre con grande entusiasmo sugli spalti del Palastella. Beh, sicuramente abbiamo tanto pubblico, e negli anni è sempre aumentato sempre di più, anche perché comunque siamo la squadra di categoria maggiore qua a Rimini, quindi anche quest'anno seguiteci, perché ci divertiremo insieme. Buonasera, mi hanno dato un elenco, non so bene se è in ordine alfabetico, in ordine di altezza, in ordine cronologico, non lo so. Comunque io partirei dalla prima. E dunque, direi che ha senz'altro un futuro nel mondo dell'editoria, nel mondo dell'edilizia, perché tra giornali e muri che costruisce, direi che siamo tranquilli che è un bel lavoro. Si chiama Francesca Bandini, che viene qui con me, e direi che al di là del muratore puoi dire da dove vieni, che cosa hai fatto col microfono in mano.
Io sono toscana, vengo da un paese vicino a Siena, è un anno che vivo a Ravenna, però quest'anno gioco con voi a Rimini. E l'applauso di loro che deve arrivare. Allora, rimanendo nella zona dei centrali, ce n'è una che viene a giocare ma solo ed esclusivamente per problemi di sponsorizzazione, perché c'ha dietro le spalle, c'ha la Gibò e c'ha tutta una serie di agenti che vendono cerotti in generale. Si chiama Valentina Gugnali, che oggi questa sera non ce l'ha. Ma dove vieni? Dove hai giocato? Sono di Riccione e ho giocato più o meno sempre nel circondario. L'ultima stagione ero a Forlì, e sempre in B2, ma in un altro girone. Grazie e applauso. Allora, dopo il mondo dei cerotti, dopo il mondo dei mattoni, adesso siamo direttamente nelle imprese di pulizia. Giulia Micheletti è una di quelle che pulisce benissimo il pavimento e non fa cadere uno spilo per terra. Speriamo. Cosa devo dire? Da dove vieni? Da dove hai giocato? L'anno scorso ho giocato a Macerata, sempre in Serie B2, ed ero nello stesso girone della Stella. Quest'anno andiamo a affrontare un nuovo girone e speriamo di fare bene tutte insieme, insomma. Allora, una che lavora, forse non voglio dire che è l'unica, però è una che lavora senz'altro, viene da Pesaro, credo, Noemi Giusti. Ciao, vengo da Pesaro e niente, l'anno scorso ho fatto solo l'ultima parte di campionato col Cattolica e niente, quest'anno sono qua con voi. Ciao. Allora, adesso andiamo direttamente nel mondo del benessere, perché pare che abbia due mani d'oro la nostra alzatrice. Dov'è? Chiara? Ah, non c'è. Allora io andrei direttamente all'altra alzatrice, anche se cambio un po' la lista, perché se ti trovo qua nell'elenco, chi è che mi aiuta a trovare l'altra alzatrice? Giulia Ambrosini. Allora, a te ti devo fare una domanda, dopo poi dici la tua esperienza, però io ti ho sentito dire, durante un allenamento, che cerchi un fidanzato bello come Biselli, e questo mi sembra abbastanza preoccupante. C'è qualcosa che non torna, non era proprio così, no, non era così. E niente, non so cosa dire, l'anno scorso io ero qua e ho riconfermato, perché il gruppo è stupendo, è quello che è, una grande famiglia, e speriamo di fare bene anche quest'anno. Bobo non c'è. Allora adesso andiamo oltre Alpe e chiamiamo Elena Francia. Niente, io il terzo anno di fila che resto alla Stella e quest'anno ho confermato, ci siamo trovati bene, l'anno scorso è andata bene, speriamo che quest'anno facciamo ancora meglio. Speriamo sì. Allora abbiamo, ti chiamano Ugo, non è che sia un gran soprannome, però eviterei, Ugolini, Alessandra. Ciao, io ho il terzo anno che sono qui alla Stella, sono molto felice di rimanere perché comunque il gruppo è un po' la nostra forza e lo è stato in tutti questi anni. Negli anni precedenti ho giocato in squadre qui del circondario, Rimini e Riccione, e niente, in bocca al lupo a tutti per il campionato. Allora, sempre nella precedente impresa di pulizie, reparto aspirapolvere, Alice Urbinati. Cos'hai da dire a tua difesa? Anche io sono qui per il secondo anno perché mi trovo molto bene con tutte e speriamo di fare bene anche quest'anno come l'anno scorso. Direttamente dal reparto infermeria, Carlotta Costantino. No.
Anche io ho riconfermato quest'anno la stella, perché è stato un anno molto bello l'anno scorso e spero che quest'anno vada meglio. Soprattutto il ginocchio. Allora, adesso quella che presento naturalmente deve dire delle cose non banali, molto importanti, ed essere l'esempio per tutte, perché è la capitana Samantha Giardi. Ciao, mi chiamo Samantha, sono la più piccola del gruppo, sono arrivata quest'anno, No, vabbè, dai, abbiamo fatto, ho detto prima, quello che è un po' la squadra quest'anno, come anche l'anno scorso, si è rinnovata e gli obiettivi è comune, quindi di ottenere il risultato più bello possibile. È un bel gruppo, ci stiamo trovando molto bene, chiaramente c'è ancora da lavorare, però la grinta e la voglia di fare non ci manca, quindi ci divertiremo quest'anno. Allora, mi sa che qui li abbiamo finite, c'è ancora qualcun altro che non è arrivato, qualcuno che non è ancora in ordine, c'è rimasto lo staff tecnico, credo, se lo devo chiamare, volentieri, e Andrea Biselli che è il coach naturalmente, Costantino Giancarlo che è il vice e Marco Giulianelli il preparatore atletico, io sono Stefano Baldazzi, dovrei occuparmi dei comunicati stampa, ma dovrei fare anche il mental coach e questo è un problema per loro. Devi dire qualcosa? Ho già reso un'eloquente intervista, quindi credo di aver detto tutto. Adesso sono tutte pronte, speriamo di partire bene, di fare come hanno detto quasi tutte, e vorrei vedere meglio dell'anno scorso. Noi siamo, io per primo, tutto lo staff tecnico è molto fiducioso di questa squadra, in questa squadra pensiamo tutti che possiamo fare un campionato di primo livello e di toglierci tante soddisfazioni, a cominciare già da sabato prossimo. Allora avremmo finito, grazie a tutti, è stato bellissimo. E al saluto, è vero, il saluto è giusto.